Buonasera a tutte e a tutti. Siamo più o meno in orario, stiamo ancora aspettando qualche altra persona, ma approfitto di questi minuti per introdurvi alla serata. Io mi chiamo Francesco Pirotta, insegno diritto privato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Modena. Questa sera vivremo il primo dei quattro eventi che si svolgeranno da oggi fino al 6 ottobre e che sono stati organizzati dall'Università di Udine, che aderisce alla rete delle università per lo sviluppo sostenibile. E questa adesione dell'Ateneo Udinese risale al 2016. E l'evento di questa sera si iscrive nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che è in programma dal 22 settembre all'8 ottobre in tutta Italia. L'Università di Udine è già al quarto anno tra gli organizzatori degli eventi del Festival dello Sviluppo, il cui principale promotore è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, la sigla è ASDIS. Ormai in questi mesi ci siamo tutti quanti abituati a seguire gli eventi anche online, perciò chi fosse interessato può visitare il sito del Festival, festivalsvilupposostenibile.it, per conoscere i dettagli degli oltre 600 eventi che sono stati organizzati in tutta Italia, molti dei quali si svolgono anche online e quindi è possibile seguirli da casa. Il Festival dello Sviluppo Sostenibile si pone l'obiettivo di diffondere la conoscenza dell'agenda globale per lo sviluppo sostenibile, anche detta Agenda 2030, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa agenda concerne 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che l'Italia si è impegnata a raggiungere, alcuni di questi obiettivi già nel 2020. Perché il coinvolgimento del mondo universitario e del nostro Ateneo in particolare? Perché questo coinvolgimento è strategico per la funzione sociale che ha l'università. Se si vuole promuovere un cambiamento culturale, un cambiamento dei modi di agire nella nostra quotidianità, non si può pensare che certi temi rimangano confinati tra i cosiddetti addetti ai lavori. C'è un'esigenza di tutte le università di aprirsi alla società e con modalità anche innovative, come può essere appunto quella di uno spettacolo teatrale, come vedremo stasera. L'ambiente, la salute e gli sprechi alimentari sono i temi degli altri appuntamenti che l'Ateneo Udinese ha organizzato nell'ambito del Festival, mentre noi questa sera rifletteremo sulla condizione dei figli nati in Italia, voglio sottolinearlo, nati in Italia, dei migranti irregolari. Se si pensa alla sostenibilità, automaticamente pensiamo all'ambiente, pensiamo all'economia, e ci sfugge a volte che fa parte del concetto di sostenibilità anche il rispetto dei diritti fondamentali, che è imprescindibile se con espressione sviluppo sostenibile intendiamo la capacità di vivere in maniera dignitosa ed equa per tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per la nostra sussistenza e senza oltrepassare le capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre attività produttive. Vivere in maniera dignitosa ed equa per tutti presuppone, dal punto di vista del diritto, essere riconosciuti innanzitutto come soggetti di diritto e quindi la possibilità di essere titolari di diritti e di doveri. Il nostro codice civile, io insegno diritto privato, dovete avere un momento di compatimento per me. Il nostro codice civile, che è stato scritto nel 1942, quindi tanto tempo fa, quando ancora non ci ponevamo nella prospettiva odierna, se la dava molto facilmente. All'articolo 1 dice che basta essere nati per acquistare la capacità giuridica, cioè per essere astrattamente titolari di diritti e di doveri. E però, se lasciamo da parte questa formula astratta e vaga e veniamo più da vicino, osserviamo la realtà, ci accorgiamo di una cosa, che la documentazione di quel fatto, cioè essere nati, è un passaggio imprescindibile e che condiziona tutta la nostra vita. Tutti i servizi di sostegno alla persona, nello stato sociale,
così come se lo immagina la nostra Costituzione, si fondano sulla premessa che io possa rintracciare quella certa persona e che possa interrogarmi sui suoi bisogni. Ma se io non so che quella persona esiste, come faccio a raggiungerla? Come faccio a chiederle quali sono i tuoi bisogni? Dice un filosofo che qualcuno forse avrà sentito nominare, che si chiama Maurizio Ferraris e che è abbastanza uso venire da queste parti, dice che la documentalità è la dimensione della società contemporanea. Dice: è necessario lasciar tracce, altrimenti non ci sarà niente, nessuno, in nessun luogo, mai. La società della comunicazione è in realtà una società della registrazione e della iscrizione. E allora vengo al tema di questa sera, perché nel 2009, forse non molti lo sanno, la legge numero 94, anche detta pacchetto sicurezza, ha modificato l'articolo 6 del testo unico dell'immigrazione e lo ha fatto diventare una norma che, se interpretata restrittivamente, impedisce la registrazione alla nascita, ovvero il riconoscimento del figlio naturale, di cittadini stranieri irregolari, perché pretende che venga mostrato il permesso di soggiorno. Da tempo ormai, da quel 2009, da più parti si è chiesto di chiarire che questo obbligo di esibizione del permesso di soggiorno sia modificato e che non si applichi alla dichiarazione di nascita o al riconoscimento del figlio naturale, cioè tutti gli atti che si fanno presso l'anagrafe dei nostri comuni. Perché questa interpretazione, cioè non pretendere il permesso di soggiorno, è l'unica che è conforme alla Costituzione e soprattutto al rispetto dei diritti umani fondamentali che l'Italia si è impegnata a rispettare sottoscrivendo una serie di convenzioni internazionali. Ci sono state una serie di circolari interpretative, molti dicono: ma il problema non sussiste, perché va da sé, è un fatto di buonsenso che certe cose non si chiedano per consentire l'iscrizione anagrafica dei figli dei migranti irregolari. Il problema è che finché una norma non si esprime chiaramente, questo lascia spazio all'arbitrio di chiunque in quel momento ritenga a suo buon diritto che invece quel permesso di soggiorno debba essere presentato e che in mancanza non si possa procedere all'iscrizione anagrafica. Diritto fondamentale significa che è un diritto che non può essere violato da nessuno, questo almeno astrattamente, ma nei fatti, in concreto, è veramente così? L'insicurezza che genera quella norma nelle persone che nel dubbio non si leggono all'anagrafe, che conseguenze ha? Ecco, su tutto questo rifletteremo questa sera. Io non lo sapevo fino a qualche tempo fa, finché un giorno, mentre facevamo il nostro laboratorio di cinema e diritto, una delle attività innovative del nostro dipartimento di didattica innovativa del nostro dipartimento di scienze giuridiche, dopo che avevamo svolto l'intera serata, si alza una persona dal pubblico, una persona che io non avevo mai visto fino a quel momento, che si presenta come una professoressa in pensione di filosofia e che mi interroga bonariamente dicendo: ma scusi, ma lei non ha mai sentito parlare di questo? E io, di fronte a oltre 70 persone, faccio una figuraccia ovviamente, perché devo confessare che io di quel problema non sapevo nulla e che non me l'ero mai posto. Una volta da interrogatore sono passato a interrogarlo, no? Questa persona c'è anche questa sera in questa sala e per lei ho un pensiero affettuoso, perché nel frattempo siamo diventati amici. Questa persona è Augusta De Piero e solo grazie al fatto che mi ha interrogato quella sera, stasera siamo tutti qua e spero che tutti quanti possiamo riflettere su questo problema che mi pare importante affrontare. E ora passo subito la parola a Marina Brollo, che è delegata del rettore dell'Università di Udine per il trasferimento della conoscenza, non senza portargli anche i saluti di un'altra persona che questa sera, per ragioni di salute, non è potuta essere con noi, che è il professor Francesco Marangon, che è delegato per il rettore per la sostenibilità. Noi abbiamo anche questa organizzazione interna che si chiama UniUD Sostenibile. Ecco, mi ha pregato di rivolgere a tutti quanti un saluto di benvenuto
e anche a lui che dobbiamo la partecipazione dell'Ateneo Milanese al Festival dello Sviluppo Sostenibile. Grazie. Grazie Francesco, ovviamente Francesco è l'altra persona grazie alla quale siamo qua stasera. Allora, sono doppiamente felice perché è il primo incontro in presenza, lunedì comincerò di nuovo le lezioni con gli studenti in aula, sono un po' emozionata e oggi già voi mi date un massaggio, soprattutto mi date un massaggio con tanti giovanissimi, quindi una doppia emozione perché avere tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine è un piacere e rispetto al quale spero di riuscire a parlare in modo semplice e divulgativo per far capire di che cosa parleremo stasera. Lo faccio, come diceva Francesco, nella veste di delegata del nostro rettore, il professor Roberto Pinton, di delegata al trasferimento della conoscenza. Che cos'è questa cosa? Ma è una cosa che il legislatore ha inventato, richiede da poco all'università, cioè richiede non solo di fare didattica, insegnare, non solo di fare ricerca, pubblicare, scrivere libri, ma anche di trasferire la didattica, la ricerca in modo più semplice, in modo divulgativo, cioè di riuscire a trasferirla al territorio anche con forme diverse. E proprio stasera abbiamo un esempio. Anche una manifestazione teatrale può essere un modo per comunicare in modo semplice, condivisibile, capibile da tutti, comunicare però delle idee forti, delle idee importanti, perché quello che stiamo coltivando, come diceva Francesco, è un'idea fondamentale per tutti ed è importante che voi giovani l'abbiate subito presente, è il diritto di avere diritti, perché vedremo ci sono delle persone che fin dall'inizio non posseggono questo diritto. Però sono qua anche in un'altra veste, sono qua anche nella veste di coordinatrice del laboratorio lavoro, quindi anche noi giochiamo con il lavoro nel nostro laboratorio, un laboratorio che si occupa non solo di lavoro, ma anche di sicurezza, un tema molto attuale, e soprattutto della dignità della persona. Su questo tema della dignità stiamo terminando un importante progetto di ricerca di dipartimento e il prossimo anno speriamo di potervi presentare, magari fosse sempre qua, una nuova iniziativa sul tema della dignità. Allora, dicevo, sono qua come rappresentante del laboratorio lavoro e mi fa piacere anche perché sono in presenza di cari amici che sono nel laboratorio, a partire da Francesco, la professoressa Valeria Filì, la professoressa Anna Zitti, quindi è un momento per condividere assieme le cose che facciamo anche in Ateneo. Condividerle però appunto con un pubblico diverso e quindi molto più difficile perché dobbiamo andare al di là di quel linguaggio che abbiamo noi tra specialisti, ma dobbiamo cercare di rendere semplici e capibili le cose. E allora, di che cosa parliamo? Ma credo che la parola chiave sia quella dell'invisibilità, cioè stiamo parlando di bambini e di bambine che senza nessuna colpa rischiano di essere invisibili, di essere dei fantasmi, quindi di essere delle persone senza diritti. E questa è una tragedia. È una tragedia anche perché uno si nasconde, se non ha diritto non si fa vedere, non manifesta, non rivendica. E quindi c'è tutto questo vissuto di paura, di colpevolezza, anche quando non si ha colpa. Quindi noi vogliamo parlare di questo collegandolo a temi più mondiali, come diceva Francesco. Questo è un tema che sicuramente rientra in quello che è il nostro obiettivo, la nostra stella polare, l'Agenda 2030, l'agenda che dovrebbe guidarci verso una società più sostenibile per tutti quanti, tra cui, giustamente, c'è anche la rivendicazione dei diritti fondamentali per tutte le persone. Diritti che noi rischiamo di perdere soltanto perché una legge è scritta male. Una legge è scritta male e quindi determina questa preoccupazione, questo moltiplicatore di diseguaglianze. Perché
se i diritti non sono certi, possono essere negoziati, possono essere regalati, riconosciuti a uno sì o uno no, e quindi non è giusto. Quindi noi siamo qua con questa grande idea di parlare di questo tema. Perché lo facciamo? Beh, non credo che nessuno di noi abbia l'illusione di poter cambiare le cose essendo qua stasera, non basta. Però se riusciamo a nostra volta a essere il nodo di una rete, il nodo di una rete consapevole del problema, forse arriverà anche le orecchie giuste nel momento giusto per poter dare una mano a risolvere questo problema. A risolverlo in un'ottica che è un'altra parola chiave per noi, l'inclusione. L'inclusione è portare dentro nel gioco tutti quanti, non scacciare nessuno. Quando si gioca si fa la squadra tutti assieme, anche i più deboli, non se li lascia da parte, li si fa giocare e divertire anche loro. Questa è l'inclusione. Allora, in conclusione, perché la mia è solo una breve presentazione, voglio ringraziare le persone che hanno reso possibile lo spettacolo che vedremo stasera. Sono tante e quindi non c'è tempo per nominarle, ma le vedrete in azione, alcune sono dietro le quinte sedute tra di noi. E soprattutto un grazie del tutto particolare al nostro ospite, Don Claudio Como, che generosamente ci ha messo a disposizione questa magnifica sala. Bene, buon divertimento a tutti quanti. Mélanger et nous irons jouer dans l'île.
zio bello! I marroni sono molto buoni arrostiti. Il 2009 dimentica il superiore interessi dei minori. Che? Il 2009 ha la Ione. Ma no, Sepi! Il protone, anzi no, l'elettrone! Il 2009 dimentica che i bambini, ma anche gli adolescenti, sono titolari di diritti propri. Indipendenti dai genitori, hai ragione Polita, il 2009 dimentica il superiore interesse per i minori. Sai cos'è un certificato? Sì, di morte! Di nascita, cretino! Esistono bambini invisibili, avete capito? Bambini nati in Italia, ai quali viene negato il certificato di nascita! E il superiore interesse per i minori doveva finire dove? Ve lo dico io dove? Nel dimenticatoio. Bambini senza identità! Fantasmi! Oh, che paura, che paura, che paura! Sono bambini, San Papieno, sono fantasmi! E lo sapevamo anche se un po'... svitato. No, i marroni non mi piacciono, ma invece migliori! Che mi stanno proprio sui marroni. Nella storia ci sono Esperas, Astrea, Atello, Penelope, primo mio figlio, Particola, il Comanobio, Ulisse, i Ciclopi. Oh, è una bella città, ricca di storia. Imbecille, la dea prega! I bambini sono titolari di diritti. Storytelling, 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 Storytelling,
che all'amata Penelope lo ricondusse, pur se in pericolo fu la sua stessa sorte. Adela, proteggi il futuro Ulisse, ingegno e astuzia siano la tua arte. Se giustizia, mitezza, starea vivesse, un altro eroe bisognasse un forte. Guardate, io sono la riga e le mie mani sono il compasso. E se avrete la pazienza di ascoltarmi, vi narrerò l'incredibile storia dell'invisibile suspetto. E ben quadrato diventerà ciò che prima era un cerchio dagli infiniti lati. No, non ci credete? È impossibile? Non si può fare, direte voi, no, si può, si può. Fidatevi di me e ve lo dimostrerò. La nostra storia inizia nel settembre del 2009, in una casa di una qualsiasi città italiana. Qui parliamo una donna di origine africana che si chiama Esther. E in questo momento è estremamente felice. Infatti, non c'è gioia più grande per una madre di quella di stringere al petto la propria creatura, il proprio bambino. Sì, Esther ha già dimenticato i dolori del parto. E anche il fatto di essere stata recentemente abbandonata dal padre di quel bambino. Lei lo guarda, lo riguarda e non riesce a capacitarsi di quanto possa essere bello. Il bambino si chiama Ciuffetto. Sì, è un nome un po' strano, ma Esperas è venuto in mente proprio come prima cosa, non appena l'ho visto con quell'enorme ciuffo di capelli neri sulla testa. Sì, certo, Ciuffetto non è un vero e proprio nome, è più che altro un soprannome, o meglio un falso nome. Sì, perché in realtà quel bambino, anche se è nato in Italia, un vero nome non ce l'ha. Questo perché una legge, entrata in vigore nell'agosto di quell'anno, richiede ai genitori non cittadini italiani di presentare alla richiesta di iscrizione in anagrafe del proprio figlio il permesso di soggiorno. Ed Esperas quel permesso non ce l'ha. Per questo però quel bambino non solo non ha un nome, ma non ha nemmeno un'identità, non esiste, è invisibile, è nessuno. A proposito poi di quella legge, occorre specificare che esiste anche una circolare interpretativa che sembra contraddirla, perché demanda alle singole amministrazioni e quindi in pratica ai sindaci la facoltà anche di non richiedere il permesso di soggiorno ai genitori non cittadini italiani alla richiesta di iscrizione in anagrafe del proprio figlio, però così in pratica tutto è lasciato all'arbitrio dei singoli amministratori, complicando ulteriormente le cose. Per questo Esperas ha paura. Ha paura di essere denunciata come clandestina e di dover tornare nel proprio paese d'origine, in Africa, dove sa che per lei e suo figlio non potrebbe esserci alcun futuro. Ha talmente paura che forse per lei starebbe tutto il giorno chiusa in casa, senza uscire mai. Ma anche in quelle condizioni è comunque convinta che la loro vita sarebbe migliore rispetto che in Africa. Comunque, in questo momento, come vi dicevo, Esperas è estremamente contenta e felice, ma anche un po' preoccupata, perché sa che presto, se vorrà sfamare se stessa e suo figlio, dovrà tornare al lavoro. E infatti Esperas lavora come donna di servizio dalla signora Pattigola, che è una brava persona, anche se la lingua è un po' troppo lunga alle volte. Ecco, anche la signora Patti è diventata da poco mamma, però di una bambina, che ha voluto chiamare Penelope. Bene, Esperas non le ha chiesto i 3 mesi di permesso a cui avrebbe avuto diritto, un po' perché teoricamente avrebbe dovuto presentare il certificato di nascita, ma soprattutto perché proprio non se la sentiva di abbandonare la sua datrice di lavoro in un momento così delicato, perciò gli ha chiesto solo qualche giorno di permesso, ma sa che presto dovrà tornare al lavoro. Ma è a Ciuffetto chi ci pensa? Fortuna che Esther ha un'amica greca che si chiama Atena, che ha conosciuto durante il suo primo periodo di permanenza in Italia.
Italia, quando ha vissuto in un centro di accoglienza. Ecco, lì le due donne si sono conosciute, sono diventate amiche, e adesso è Atena, che vera e propria dea ex machina della situazione, si è offerta a lei di badare a Ciuffetto mentre Esperas sarà al lavoro. E se Atena però non ci fosse stata? Angeli in vana, i grandi a casa, bimbi per strada. Bimbi per strada. Intorno con lo sguardo, sono in fase che non parlo. Volevo starmene al maresciallo, bere bacio al maresciallo. Polvere dentro salvadanaio, questi bambini che cosa han visto? È la tiri tabaccaio, la tiri crocifisso. Sono passati 10 anni e adesso Ciuffetto e Penelope sono due ragazzi appunto di 10 anni. Siamo quasi nel presente, anno 2019. Come è facile immaginarsi, dato che le loro mamme si conoscono, Ciuffetto e Penelope sono cresciuti insieme. Adesso si incontrano tutti i pomeriggi di bel tempo nel parco giochi accanto alle loro abitazioni, insieme anche con gli altri ragazzi della loro età, in particolare uno che si chiama Otello. Ah, con l'andare del tempo, Ciuffetto ed Otello hanno iniziato a guardare Penelope in un modo un po' diverso dal solito, e non considerava più soltanto una compagna di giochi. In breve sono diventati rivali. Ah, anche se il tempo è passato, Ciuffetto continua ad avere sempre quell'enorme ciuffo di capelli sulla testa. Adesso è tenuto su addirittura dal gel. E guai a chi glielo tocca, quel ciuffo, lui ne va orgogliosissimo, anche perché lo fa sembrare più alto. Comunque, Ciuffetto può vedere i suoi amici soltanto di pomeriggio, perché al mattino, mentre Penelope ed Otello, come è normale che sia, frequentano regolarmente la scuola, Ciuffetto, per ovvie ragioni, non può farlo. Per fortuna, una volta di più, Atena, sempre lei, sempre più vera e propria dea ex machina di tutta questa vicenda, si è offerta in tutti quegli anni di impartire privatamente delle lezioni a Ciuffetto a casa sua, alle volte anche più specifiche di quelle che vengono date normalmente a scuola, soprattutto nelle materie scientifiche. Però una volta di più viene da chiedersi, e se Atena non ci fosse stata? Comunque, durante uno di questi pomeriggi di gioco, Ciuffetto propone ai suoi amici una sfida matematica. Chiede loro di dire un qualsiasi numero a 3 cifre. Allora Penelope è subito incuriosita, dice 256. Allora Ciuffetto chiede ai suoi amici di fare un'operazione, un calcolo mentale, diciamo, una moltiplicazione in particolare. Moltiplicare il numero scelto da Penelope, 256, per 7, e il risultato per 11 e il risultato per 13. Il primo che darà la risposta esatta vincerà la sfida. Appena fatto il tempo, subito Ciuffetto dice 256.256. Tutti rimangono stupefatti. E com'è possibile che Ciuffetto ci abbia messo così poco tempo a dare la risposta? Allora Ciuffetto, per fare un poco più lo smargiasso, estrae dalla tasca una piccola calcolatrice che porta sempre con sé e chiede ai suoi amici di verificare l'esattezza del calcolo. Effettivamente è la risposta esatta. La sfida riparte, anche se un po' modificata. Questa volta è Otello che non si fida a dire un numero. Lui sceglie il 724. A questo punto Ciuffetto chiede agli amici di fare un'addizione, sempre mentalmente, e cioè sommare 724, il numero scelto da Otello, con quel numero che è il prodotto di 7 per 11 per 13. Anche qui, appena il tempo parte, subito risponde Ciuffetto 1725. Allora è Penelope a intuire che probabilmente la grande rapidità di Ciuffetto nell'eseguire questi calcoli mentali è data da un trucco matematico che deve in qualche modo centrare con quel numero che è il prodotto di 7 per 11 per 13. E in effetti è proprio così, perché quel numero è 1001, un numero molto particolare,
perché appunto se moltiplicato per un qualsiasi numero a tre cifre darà sempre lo stesso numero a tre cifre replicato due volte. Per cui nel caso di 256, il numero scelto da Penelope, per 1001 avremo 256.256 come risultato. Se invece 1001 viene sommato per un qualsiasi numero a tre cifre, darà come risultato 1000, lo stesso numero a tre cifre, aumentato di un'unità. Quindi nel caso di 724, il numero scelto da Otello, più 1001, avremo 1725. A questo punto Penelope è incuriosita, però chiede a Ciuffetto: ma e se il numero a tre cifre finisse per 9? Ciuffetto sta per rispondere, ma non fa in tempo, perché un signore che ha assistito a tutta la gara seduto comodamente su una panchina, ecco, in quel momento si alza e rivela ai ragazzi di avere una mano artificiale. Ecco, questo signore si presenta come Nico Manovio e chiede anche lui di poter giocare insieme ai ragazzi, anzi, addirittura è lui che propone una nuova sfida, questa volta di tipo fisico. I ragazzi sono tutti incuriositi e quindi accettano la sfida. Allora Nico estrae dallo zaino che ha vicino alla panchina due tubi della stessa lunghezza e poi dalla tasca dei pantaloni un piccolo magnete che mostra ai ragazzi. Fa cadere a questo punto il magnete nel primo tubo e cade normalmente a terra in maniera quasi istantanea. Poi fa cadere il magnete nel secondo tubo e questa volta il magnete ci impiega circa 5 secondi a cadere a terra. Com'è possibile? Sembra una magia. Il primo, che cerca di dare una risposta a questo bizzarro comportamento del magnete, è ovviamente Ciuffetto, il quale ipotizza che la differenza appunto di comportamento dovrebbe essere data più che altro dalla differenza di materiale di cui sono fatti i due tubi, anche se sono lunghi uguali. Per cui ipotizza che il secondo tubo sia fatto di un materiale conduttore, come potrebbe essere l'alluminio, e quindi il magnete, cadendo al suo interno, genera delle correnti che rallentano, frenano, diciamo, la caduta del magnete stesso. Cosa che non accade invece nel primo tubo, che dovrebbe essere fatto di un materiale non conduttore, come per esempio la plastica, e quindi il magnete cade normalmente a terra per effetto della forza di gravità. Naturalmente è la risposta esatta. A questo punto Otello non ce la fa più a vedere il Ciuffetto che indanella una dopo l'altra tutte queste belle figure davanti a Penelope, e allora svolta, dice che queste sono solo sciocchezze, che in realtà il futuro è fatto di cose come le stampanti in 3D. Allora Ciuffetto lo rimbecca scherzosamente chiedendogli se per caso si intende anche di biciclette con le ruote quadrate, perché Penelope dice: biciclette con le ruote quadrate, ma cosa state dicendo? Insomma, prima che scoppi una rissa tra i ragazzi, Nico, che è anche l'unico adulto della situazione, cerca di calmare un po' gli animi presentandosi un po' meglio e anche raccontando la sua triste storia. Sì, perché Nico, fino all'età di 8 anni, aveva vissuto tranquillamente in Italia, insieme con i nonni, gli zii, frequentando regolarmente la scuola. L'unica cosa che gli mancava erano i genitori, che non vedeva spesso perché lavoravano come emigranti in Svizzera. Però nonostante questo, lui aveva un ricordo sostanzialmente positivo della sua infanzia, appunto circondato com'era dall'affetto di amici e parenti. All'età di 8 anni, però, i suoi genitori decidono di portarlo con loro in Svizzera, solo che erano gli anni 70 e in quel periodo era in vigore una legge in Svizzera che vietava ai lavoratori stranieri di portare con sé i propri figli. Questo perché si riteneva all'epoca che i lavoratori stranieri in presenza dei propri figli sarebbero stati più distratti, meno efficienti, meno produttivi. E così, appena Nico è giunto nella sua nuova casa in Svizzera, ecco, i suoi genitori gli hanno detto che da lì non doveva mai e poi mai uscire, doveva sempre stare chiuso in casa tutto il tempo, senza farsi vedere da nessuno, senza magari fare rumore. Insomma, da un momento all'altro era diventato un bambino proibito, vietato. Sua madre, per fargli prendere un po' d'aria, lo portava a passeggio la sera, confidando anche nel fatto che in Svizzera di sera non c'è molta vita.
E durante queste passeggiate serali, figuriamoci, Ciuffetto e Nico si scatenava, saltava, correva di qua e di là, come fanno i bambini, insomma è normale, 8 anni, chiuso in casa tutto il giorno, Nico, poveretto, senza mai vedere nessuno. E così, durante una di queste sere, Nico vide una cosa che non vedeva da tanto tempo. Dall'altra parte della strada c'erano incredibilmente un'altra mamma con un altro bambino a passeggio. E Nico, un suo coetaneo, non lo vedeva da mesi, non gli pareva vero, voleva conoscerlo, fare amicizie, così senza pensarci due volte, ha iniziato a correre in direzione di quel bambino, non rendendosi conto che proprio in quel momento stava passando una macchina, che naturalmente lo ha colpito, preso in pieno, ma soprattutto con una ruota è passato sopra la sua mano, schiacciandolo. Per fortuna però, da qualche anno, Nico può sfoggiare al posto del moncherino una nuovissima mano artificiale, realizzata proprio da una stampante in 3D, come quella menzionata poco fa da Otello. Però Nico spiega al ragazzo che per sapere come funziona una stampante in 3D bisogna conoscere il principio di Bonaventura Cavalieri, ovvero quello degli indivisibili. Naturalmente la maestra Atena aveva trovato il tempo di spiegare a Ciuffetto anche questo principio matematico. E figuriamoci se Ciuffetto si lascia sfuggire l'occasione di fare un'altra bella figura davanti a Penelope, perciò dice che appunto lui lo conosce il principio di Bonaventura Cavalieri e per dimostrarlo estrae dall'altra tasca dei suoi pantaloni un mazzo di carte che divide in due ulteriori mazzetti con lo stesso numero di carte. Impila il primo in maniera perfettamente verticale e il secondo invece un po' storto, diciamo che messi uno vicino all'altro sembrano formare la lettera K. Ecco, allora Ciuffetto a questo punto dice che il principio di Bonaventura Cavalieri afferma che se noi prendiamo una superficie sottilissima, quasi senza spessore, come potrebbe essere una carta da gioco, ecco, quello è un indivisibile. E il solido che si viene a formare sovrapponendo indivisibile sopra indivisibile avrà come volume la sommatoria degli indivisibili stessi. Per cui noi sappiamo che le due pile di carte avranno lo stesso volume anche se sono disposti in modo diverso, perché appunto sono formate dallo stesso numero di carte, cioè dallo stesso numero di indivisibili. Ecco, questo è appunto il principio di Bonaventura Cavalieri. Nico, che osa questa esatta definizione di Ciuffetto, aggiungendo appunto che le stampanti in 3D funzionano proprio allo stesso modo. Un filamento fatto surriscaldare da una resistenza a circa 250 gradi viene poi fatto passare attraverso un ugello e strato dopo strato, ovvero indivisibile dopo indivisibile, va a creare l'oggetto desiderato, come per esempio la mano artificiale di Nico. Ciuffetto, che ormai è inarrestabile, a questo punto dice però che la maestra Atena gli ha detto che nel caso del toroide, che sarebbe un solido a forma di ciambella, proprio con il buco in mezzo, ecco, la maestra Atena gli ha appunto detto che la cosa più geniale da fare se si vuole calcolare il volume del toroide è tagliare una fetta della ciambella, cioè fare una sezione trasversale. In questo caso, infatti, sarà sufficiente fare la sommatoria degli infiniti cerchi appunto che si ottengono dalle sezioni trasversali e così si ottiene il volume del toroide. Se invece vogliamo conoscerne la superficie, sarà sufficiente fare la sommatoria delle infinite circonferenze che si ottengono sempre attraverso la sezione trasversale. Ecco, questo è quello che sostanzialmente dice il teorema di Pappo Bundino. Otello non ce la fa più. Non sopporta più di vedere il Ciuffetto che fa tutte queste belle figure, per cui non aggiunge una parola, ma rosso di rabbia se ne torna a casa, meditando vendetta.
tutta questa sapienza? Sarà merito della sua maestra Atena. Veramente è la dea Atena, e lo sappiamo che in fondo, ma proprio in fondo, è un bambino fortunato. Oh? Ma lei, Williams, ma cosa ci fate con questa gente? Quel quadrato, quella caterina, quel flessometro, ma a cosa servono? Cara Pollica, non è un salvagente, è un... è un toro! Un toro! Ah, ma se mi piace di più, è un toroide, come quello di Ciuffetto, quello che mi ha regalato Atena. Anch'io sono un toroide, io so cosa che... Cosa sai, Turiga, scrivi un po', cosa sai? Io so che il toroide è la geometria dell'universo. È un vortice di energia a forma di ciambella, un sistema auto-organizzante. Forme auto-organizzanti simili sono ovunque in natura, persino una vela è un toroide. Anch'io, un cuore di una ciambella di energia. Senti, lascialo perdere come al solito, viaggia sopra le righe. Ok, Riders, ti crediamo. Riders non dà i numeri, per la geometria sacra è così. Io del resto non credo a queste bizzarrie. Piuttosto, lo sapete che cos'è questo? Questa è una ruota quadrata. Una ruota quadrata? Ma chi importa del toroide della ruota quadrata? Io vorrei sapere. Bello. È invidioso? Geloso di Ciuffetto? Farà una brutta fine, poverino. Ciuffetto! Ciuffetto! Ti chiacca il cartoccio e ti metta al posto del filamento. E poi ti rifaccio con la stampante 3D. Forse è meglio. Anzi no, ti taglio fette indivisibili e poi ti ricompongo. Peggio di così non puoi venire. Lo sapete che la dea Atena ha regalato Ciuffetto una bicicletta con le ruote quadrate? Oh! Ma prima di sparare, pensa! Pensa un attimo soltanto, un attimo di più. Pensate prima di dire e di giudicare, provate a pensare e sulle gomme riuscirete a pedalare, come se le ruote sono quadrate. E così, e così come le teste quadrate, pensando e ragionando riescono a pedalare sulle piste giuste, sulle piste giuste. Pensate prima di dire e di giudicare, che la giustizia no, non è solo un'illusione. E capirete che cambiare la norma infame non è solo un'illusione, così come le ruote quadrate. È vero. E adesso abbiamo Ciuffetto! Guardate il filmato che mi ha mandato la dea Atena dal Museo di Matematica di New York e io mi sono costruito la bicicletta con le ruote quadrate e la pista d'oca sulla quale può rotolare. Che ne dite? Le vostre teste quadrate rotoleranno su quelle gobbe. Rebele mio, ce ne intendiamo con Atena. Vero, Rebele? Da cerchio quadrato anche in questo caso? Però ad occhio fa meglio la ruota classica, vero? Giusto, mi sembra faticoso pedalare su questa pista, vero? E non capite niente, non siete in sintonia con Atena. Ciuffetto mi ha raccontato degli egizi. Ma cosa c'entrano gli egizi adesso? Oh, cosa c'entrano gli egizi adesso? A capire che una ruota quadrata può rotolare su una serie di dossi sono stati gli egizi che per spostare pesanti pilastri di marmo quadrati li hanno fatti rotolare su un tappeto di tronchi di legno tagliati in quattro. La vera forma del dosso, però, non è l'arco di cerchio come quello degli egiziani, ma una curva chiamata catenaria. Osservate la forma di questa gobba.
è la stessa della catenina rovesciata e il lato del quadrato deve essere della stessa lunghezza della gobba per poter scorrere sulla gobba. Il superiore interesse del minore viene prima che ogni cosa, ma avete capito? Ma che c'entra? Ma che c'entra? E non c'è c'entra, come sapete come? Dai, sapete trovare il volume di questa sola gente, eh? Ditemi, ditemi! Un momento, lasciami pensare! Mostriamo a questi due che anche senza l'aiuto della dea Atena possiamo farcela. Ma non sapete! Non avete idea! E voi? Niente! Che delusione! Atena, stravede per me e anche per il ciuffetto. E infatti in me si è accesa una lampadina. Ho un'idea migliore di quella del ciuffetto. Perché non vuoi combinare? Chiariamo, le seme siete voi. Tenete voi il salvagente in posizione verticale, eh? Dai, Rebel, misura con la catenina la circonferenza, vediamo. Misura, misura, misura. Oh, 84 centimetri. Sì, sì, ci crediamo. Divido 84 per 6 e trovo 14 centimetri, che è circa il raggio del cerchio, vero? Se taglio, ottengo un cilindro, sì o no? Non credo proprio! Ma non tagliare! Moltiplico 14 al quadrato per circa 3 e trovo 588 centimetri quadrati, che è l'area del cerchio, che poi moltiplico per l'altezza del cilindro e trovo il volume del cilindro, che è la stessa del gomone, che è lo stesso del toro. Bravo Rebel! Bravo Rebel! Bravo Rebel! Bravo Rebel! Ma scusa, l'altezza del cilindro? Il cerchio interno è più piccolo del cerchio esterno. Non meritate una risposta! Pregate la dea Atena che forse vi illuminerà. Avete capito come c'entra il superiore interesse del minore? Come il capo di merenda! Infiniti indivisibili, i cerchi di spessore infinitesimo, uno sull'altro danno un cilindro di altezza pari a... E trovare l'altezza del cilindro è facile. Come è facile dare voce a chi voce non ha. Ma sentite bene, ma chi volete prendere in giro? Diteci qual è l'altezza del cilindro che sia finita qua. Visto che non lo sapete, i nostri amici ci aiuteranno nella trasformazione dal corpo in cilindro. E noi vi abbiamo preparato delle diapositive perché eravamo convinti che non ci avreste tutto capito proprio niente. Trasformazione del toro in un cilindro. Otto persone hanno otto dischi rossi in mano che mostrano al pubblico. Gli otto si girano di profilo e formano un toro mestendosi in cerchio. Le fette sono solo alcune delle fette, in realtà sono infinite. Nel toro ci sono tre circonferenze notevoli, la circonferenza esterna, la circonferenza interna e la circonferenza, sapete, di mezzo. Ora gli otto fanno il cerchio, si mettono in riga e formano un cilindro con le stesse fette del toro. Il segmento di mezzo che passa attraverso tutti i centri del cilindro è equivalente alla circonferenza di mezzo del toro. E per gli omeliti dagli occhi, il toro è tondo, il cilindro è dritto, che sono diversi, stai pensando, ma equivalenti sono per farsi zacchete rispetto. Qual è l'altezza del cilindro? Lo stai pensando? Le fette sono le stesse, ma non così l'aspetto. Il nero è nero, il bianco è bianco, che sono diversi, l'hai certamente pensato. Ma dello stesso DNA umano, però, hai trovato in tutte le fette che hai tagliato. E questo, equivalenti, è un pensiero molto sensato. Siamo diversi, ma equivalenti. Se divido il bianco, il giallo, il rosso, il nero, le parti hanno lo stesso DNA umano, pur messe in forma insolito, con le fette, da un essere unico ed interamente umano.
l'altezza del cilindro equivalente al toro. Trovare l'altezza del cilindro equivalente al toro è facile come capire qual è il superiore interesse del minore. Dai, muoviti! Mi sembra di essere in un manicomio! Siamo in un manicomio! Il toro di plastica che ride sta indossato, un cilindro senza testa e senza base diventato, e un magnete orora da Ridens è trattenuto. Avete visto? Una volta rilasciato dal cilindro, rapidamente è uscito. Ma se il toro d'alluminio fosse stato, questo è materiale conduttore, e il magnete ne uscirebbe con molta più calma. Se questo la dea Atena non l'avesse insegnato, di sicuro Ciuffetto questo non l'avrebbe imparato. Guardate. Uno, due, tre, quattro, cinque. No, non è magia, è scienza, non magia. Il magnete è stato rallentato dalle correnti che, nell'alluminio stesso, il moto del magnete ha generato le correnti indotte. Dicevamo, Otello,
avviato, torna a casa dove ad attenderlo c'è sua madre, la signora prima mio figlio, la quale, come ogni madre, si accorge subito che il suo ragazzo ha qualche cosa che non va, perciò gli chiede spiegazioni. E allora Montello risponde che è arrabbiato per colpa di Ciuffetto, reo di avergli fatto fare una brutta figura da Gabriele, vincendo a un gioco da me stesso proposto, e poi non si capisce nemmeno che scuola faccia, sembra che sappia tutto lui. E ancora è arrabbiato perché con la scusa che la mamma di Ciuffetto lavora per la mamma di Penelope, ecco, Ciuffetto sta sempre a casa sua, e per lo stesso motivo anche è convinto che la mamma di Penelope sia più simpatico Ciuffetto che lui, insomma. La signora prima mio figlio, da tipica madre italiana, proprio non sopporta di vedere il suo ragazzo così contrariato. E allora, detto fatto, organizza un rimedio immediato. Siccome sua amica va dalla signora Battigola, cioè dalla mamma di Penelope, e insieme fanno un amichevole tè delle cinque. Si siedono, iniziano a conversare, ma la signora, prima mio figlio, mette subito sul tavolo la questione Ciuffetto. Insomma, senza tanti giri di parole, Otello è geloso di Penelope per colpa di Ciuffetto. Ma la signora Battigola, che come vi dicevo, ha la lingua un po' lunga, anche molto sciolta, delle volte parla molto velocemente, si mangia anche un pochino le parole, insomma, si capisce bene sempre quello che dice, ma comunque in ogni caso minimizza. Dice che queste sono cose normali, a quell'età sono ragazzate, sono ancora in gigantiere, sono cose normali, capita, poi passano un po' le robe, però insomma non vuole fare un dramma. Però la signora, prima mio figlio, non si lascia sviare dal suo proposito, cambia semplicemente strada. E allora, visto che lavora per lei, chiede direttamente alla signora Battigola se Esperas, cioè la mamma di Ciuffetto, ha il permesso di soggiorno. E la signora Battigola, che normalmente appunto ha la lingua molto sciolta, invece a questo punto comincia a balbettare, a dire che non lo sa perché lei non gliel'ha mai chiesto, e in fondo, ma sicuramente ce l'avrà, perché sì, è stata una brava persona, figuriamoci, è un'onesta lavoratrice, ha sempre lavorato così bene, ce l'avrà di sicuro, solo che lei non gliel'ha mai chiesto. Insomma, anche qui si vede subito che la finzione non regge molto. E la signora, prima mio figlio, lo capisce molto bene, lo capisce talmente bene che si alza dal tavolo, si congeda dall'amica, esce da casa sua e si reca nella prima stazione dei carabinieri che incontra per denunciare Esperas come clandestino. E così il mattino seguente un solerte carabiniere in borghese si reca nel parco pubblico, quello dove di solito al pomeriggio giocano i bambini, si incontrano, per vedere se c'è... sì, eccolo lì, è proprio lì, Ciuffetto, che sta giocando da solo in questo momento a palla, perché quel mattino non ha lezione con la maestra Atena. Allora il carabiniere si avvicina e gli chiede come mai non sia a scuola. Ciuffetto molto educatamente risponde che non è a scuola perché lui fa homeschooling. A questo punto l'uomo mi chiede il nome e anche qui il ragazzo, sempre molto educatamente, gli risponde Ciuffetto. E il cognome? Ecco, quello manca. Ad ogni modo, il carabiniere sembra abbastanza soddisfatto, per cui sta per congedarsi da Ciuffetto, raccomandandogli soltanto di continuare a fare sempre il bravo, così. Ma ecco che in quel momento sopraggiunge Esperas, la quale, vedendo il figlio e il compagno di un estraneo, per sicurezza decide di tirare il dritto. Ma il bambino la riconosce, vede che è lei, quindi la chiama a sé, chiamando la mamma. Allora il carabiniere ovviamente si avvicina e Esperas cerca di dissimulare, dice che no, quel ragazzo sta scherzando, che non è veramente suo figlio, lei non è veramente sua madre. Ma non dobbiamo dimenticarci che Ciuffetto ha soltanto 10 anni. È ancora troppo piccolo per capire il dramma, la tragedia che si sta consumando davanti ai suoi occhi. Perciò Ciuffetto non capisce, si spaventa, addirittura si mette a piangere a sentire queste strane parole dette da sua madre. E allora la finzione, anche qui non regge. E Esperas non può fare altro che correre da suo figlio, abbracciarlo, consolarlo perché smetta di piangere. Il carabiniere, per quanto
umanamente commosso, deve fare il suo dovere. E così starà il tesserino di riconoscimento, si fa riconoscere e intima ad Esperas di presentarsi il mattino seguente al comando dei carabinieri. Esperas lo obbedisce. Il mattino dopo si reca al comando. Viene ricevuta dal comandante in persona, molto gentilmente la fa accomodare, la mette a suo agio, però poi va subito dritto al punto, chiedendole, senza tanti giri di parole, se ha il permesso di soggiorno. Esperas non può che negare, come non può negare che Giuffetto, anche se scoppia di salute, non ha mai fatto una vaccinazione in vita sua. A questo punto il comandante prospetta alla donna le uniche due soluzioni possibili. O madre e figlio torneranno entrambi nel loro paese d'origine, in Africa, oppure vi farà ritorno solo Esperas. Giuffetto potrà restare in Italia, però verrà preso in carico da una comunità. Naturalmente Esperas è distrutta per apprendere questa notizia. Si dispera, cade in ginocchio, prega, scongiura il comandante di dimenticarsi di loro, di fare finta di non averli mai conosciuti, mai visti, di lasciarli andare, di tornare alla loro vita, in pace, senza aver mai fatto male a nessuno, come hanno fatto in questi 10 anni. Ma la legge parla chiaro e le forze dell'ordine, giustamente, sono tenute a farla rispettare. Così però arriviamo alla parte più triste di questa mia storia. Sì, perché Esperas, che già di suo era sofferente di cuore, non regge a questa ulteriore batosta e quindi muore prima di essere costretta a tornare nel suo paese d'origine. Giuffetto rimane orfano, solo, senza nessuno, e come previsto dal comandante dei carabinieri, viene preso in carico da una comunità, nella quale, sì, va a vivere, ma dalla quale scappa quasi subito. E noi siamo un particolare, trascurabile, nati in Italia, genitori senza permesso di soggiorno, siamo un ghetto. Il filo spinato della malavita ci imprigiona. Non abbiamo un nome, un'identità, nessun documento, nessuna garanzia. Nemmeno un certificato che attesti che siamo nati. Non siamo figli dei nostri genitori. Siamo un paradosso. Non figli, ma spie. Tali ci ha resi la legge Maroni 2009. Sono passati altri 10 anni, siamo quindi nel futuro, anno 2029. Ah, la legge non è ancora cambiata. Adesso Penelope è una giovane studentessa alla facoltà di giurisprudenza e dell'università appunto di quella città, ed è molto carina, ha 20 anni ed è fidanzata con il suo coetaneo. Esatto, brava, siete vivi, eh? Beh, allora, dunque, la coppia, Otello e Penelope, stanno passeggiando in questo momento per la piazza principale della città. Quando a un certo punto Penelope scorge in lontananza, ma sì, è lui, è Giuffetto, anche lui è cresciuto, ventenne, sempre con quell'enorme ciuffo di capelli neri sulla testa.
E poi tutto vestito elegante, incredibile. Beh, allora, ovviamente la ragazza tenta insomma di attirare la sua attenzione, ed effettivamente proprio lui è sul pezzo, sì sì. E anche lui riconosce i vecchi amici a distanza, ma proprio per questo fa finta di non vederli, cerca di cambiare strada, evidentemente non vuole incontrarli. Lo chiama, Giuffetto da lontano, anche se Otello non vorrebbe, perché gli pare impossibile che possa essere lui dopo tanto tempo, figuriamoci, tornato così da un momento all'altro, insomma Otello è sempre il solito. E a questo punto Penelope però gli si avvicina a Giuffetto e i ragazzi cominciano a scambiare qualche convenevole, in particolare Penelope. E gli dice che non ha mai dimenticato in tutti questi anni, ha sempre pensato a lui, che sperava che prima o poi tornasse per intrattenerli con quei giochetti matematici come faceva quando erano bambini. E Giuffetto, al di là di qualche frase di circostanza, però si capisce che vorrebbe tagliare corto. Ma la ragazza lo sorprende abbracciandolo proprio direttamente. E Giuffetto si irrigidisce e a un certo punto semplicemente non sapendo cosa fare si svicola e va a infilarsi all'interno di una barra. Penelope rimane malissimo da questo comportamento di Giuffetto, gli grida dietro che è cambiato, è diventato crudele, ma a quel punto non può fare altro che lasciarsi trascinare via da Otello, sempre così geloso. Il mattino seguente la coppia si trova seduta su una banchina del parco e stanno leggendo insieme il giornale. La notizia che campeggia sulla prima pagina dell'edizione locale dice che il giorno prima c'è stata una grossa rapina in banca. A Penelope viene in mente che si tratta della stessa banca in cui ha visto entrare il Giuffetto il mattino precedente. Ne viene perciò un terribile sospetto. Inventato su due piedi una scusa plausibile per allontanarsi dal fidanzato, Penelope fa un disperato tentativo. Prova a chiamare il vecchio numero di SMS che aveva ancora in memoria nel suo cellulare. E incredibilmente, sul feto, alla morte della madre, aveva conservato per ricordo proprio il vecchio cellulare di Esperas, che non aveva mai sostituito, diciamo, non aveva mai cambiato la scheda, aveva sempre usato lui, era ancora perfettamente funzionante. Perciò, quando la ragazza chiama quel numero, Ciuffetto vede comparire sullo schermo del suo vecchio smartphone, ecco, proprio il nome Penelope, che sua madre al suo tempo aveva salvato in prima. Il ragazzo lascia squillare il telefono al muro, non sa se rispondere oppure no. Ma alla fine risponde, grande, è l'emozione di Penelope, che sentire la voce di Ciuffetto dall'altro capo del telefono, però Ciuffetto la calma, frena il suo entusiasmo dicendole che per lui è pericoloso parlare al cellulare. Perciò i due ragazzi si danno appuntamento quella sera stessa, in quell'angolo di parco dove erano soliti nascondersi da bambini quando non volevano farsi trovare da hotel. E così in quel luogo a lui così familiare, Giuffetto torna un po' a se stesso. Anche lui confida a Penelope di non averla mai dimenticata, di aver sempre pensato a lei in tutti quegli anni. E decide perciò anche di raccontare la sua storia da dopo la fuga dalla comunità. Penelope lo ascolta, guardandolo con gli occhi dell'amore e interrompendolo ogni tanto con dei piccoli baci. Insomma, Giuffetto racconta che appunto dopo essere scappato 10 anni prima dalla comunità, aveva vissuto qualche giorno per strada, chiedendo l'elemosina, dormendo sotto i ponti, finché una sera un signore molto distinto, molto elegante, gli si era presentato e gli aveva promesso un tetto e un letto, e lui ingenuamente gli aveva creduto. Così se ne stava andando con questo signore, quando a un certo punto da un vicolo sono comparsi due tizi, i quali, pistola in pugno, hanno iniziato a sparare in loro direzione. Ovviamente i due se la sono andati a capo, l'uomo però è riuscito a fuggire, e sul petto, bambino, è invece stato raggiunto rapidamente dai tizi, che lo hanno afferrato, preso e gli hanno detto di avergli in realtà salvato la vita. Perché quell'uomo con cui se ne stava andando in realtà era un trafficante di organi. Ma anche i due tizi non erano certo degli stinchi di santo. Infatti appartenevano ad un'organizzazione mafiosa
nella quale hanno obbligato Ciuffetto a entrare. Così adesso Ciuffetto ha alle spalle tanti anni e tanti delitti che ha commesso, l'ultimo dei quali appunto è proprio la rapina in banca del giorno prima, Penelope ci aveva visto giusto. E quindi Ciuffetto conclude il suo racconto dicendo a Penelope che le conviene dimenticare, perché lui in fondo non esiste, è invisibile a nessuno e poi appartiene a una famiglia molto diversa dalla sua. Ma Penelope, figuriamoci, nonostante la ragione, ma anzi, consiglia a Ciuffetto di costituirsi e gli promette che lei lo aspetterà. Anzi, mi viene in mente una cosa. Ha studiato da poco all'università la Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini delle Nazioni Unite del 1989, che è diventata legge dello Stato italiano nel 1991. Secondo quella convenzione, i bambini hanno dei diritti propri e il loro superiore interesse deve essere tutelato senza alcun tipo di discriminazione né di provenienza, né di sesso, né di colore, né di lingua, né di religione, né di opinioni, insomma senza discriminazione alcuna. Sulla base di quella convenzione si potrebbe sostenere in tribunale, dice Penelope, che è stato Ciuffetto ad essere vittima della società e non viceversa, potrebbe reggere. Ma Ciuffetto, abituato com'è in tutti quegli anni a scappare sempre, è convinto che anche questa volta, se Penelope non farà la spia, potrà farla franca, fuggendo. E così, senza aggiungere altro, si diremmo la notte. Penelope vorrebbe seguire Michael, che sopraggiunge Otello, che ha assistito a tutta la scena di nascosto e, rosso di rabbia, scarmenta la fidanzata per terra, sta per alzare le mani sopra di lei quando fortunatamente sopraggiungono due uomini che stavano passeggiando per caso nel parco e sentendo il trambusto si sono avvicinati. Così bloccano Otello, Penelope fortunatamente sana e salva, non si è fatta nulla, ma a questo punto decide di lasciare definitivamente il fidanzato così violentemente geloso. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Siamo nel 2039. Adesso Penelope è una giovane avvocatessa di 30 anni che vive a casa propria, una casa tutta tappezzata di tele che lei stessa ha ricamato in tutti quegli anni, pensando sempre a Ciuffetto solo, lontano e senza diritti. Con ago e filo Penelope ha ricamato su quei teli proprio i diritti dei bambini, quelli della Convenzione delle Nazioni Unite, in tutte le lingue e dialetti del mondo. Anche per farla. Insomma, in questo momento Penelope sta leggendo l'Odissea, in particolare il capitolo dedicato ai ciclopi, e quei mostri così violenti e brutali le fanno venire in mente i sostenitori di certe leggi lesive dei diritti dei bambini. Ma ecco che, mentre è assorta nella lettura, all'improvviso compare alla sua porta. Ma sì, è lui, è Ciuffetto, anche lui, giovane uomo di 30 anni, però tutto sporco, ferito, stanco, pieno di botte, ma finalmente libero. Sì, Ciuffetto ce l'ha fatta, è riuscito a liberarsi finalmente da quella famiglia mafiosa che lo teneva vinto a sé. Adesso anche lui ha un nome, certificato dalla sua nuova carta d'identità. Ha scelto per sé il nome di Ulisse Azzichello. Penelope rimane un attimo impietrita nel vedere il ragazzo, non sa bene cosa fare, tanta l'emozione, ma poi
ma non può fare altro che alzarsi, correre verso di lui. I due ragazzi si abbracciano, si abbracciano, si abbracciano! Passato la storia e
Amant. Ciclopi, miopi e violenti. Ulisse, tu eri solo un bambino abbandonato dalla società. Sei caduto nelle mani dei violenti. Ti sei identificato con loro, ma nel tuo cuore sono rimasti gli insegnamenti di mitezza e giustizia di tua madre, Esperas. Sei coraggioso, Ulisse. Sei la vittima, non il carnefice. Ascoltatemi, cipocci, sporchiteci! Ascoltatemi, politici! Ascoltatemi, politici! Bisogna vigilare sulla circolare interpretativa che contraddice la legge 92 del 2009. Non bisogna far finta di non vedere, di non sentire, di non dire nulla. Bisogna vigilare che la circolare venga applicata e che di fatto non sia richiesto il permesso di soggiorno. Il certificato di nascita senza condizioni. Avete capito? Il certificato di nascita senza condizioni. La storia non è finita qui, perché sarete voi a decidere con il vostro cuore le sorti di Ulisse. Se Ulisse in carcere, oppure Ulisse e Penelope sposi. Vi saranno consegnati due fogli, con su scritti i due finali. Consegnate quello che più preferite. Se non ti avessi amato.
amato mai. Ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia e chi ti abbraccia, chi non capisce come sei. Pericolosa amica mia, sarò pericolo per te. Se fosse affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Ricominceremo da qui e lotteremo per tutti i bambini che non hanno un'identità, un certificato di nascita, che vivono ai margini della società. Daremo voce a chi voce non ha. Daremo voce a chi voce non ha. Eliminare la norma infame. Il razzismo non può diventare legge, ma la legge Maroni del 2009 ha generato un numero infinito ma imprecisato di bambini sans papier. Si elimini dunque la frase criminale, permesso di soggiorno, certificato di nascita solo se si possiede il permesso di soggiorno. Certificato di nascita senza condizioni! Certificato di nascita! Pensate addirittura che nel diritto greco antico, quando una giuria votava in parità tra innocenza e colpevolezza dell'imputato, si diceva in quel caso che interveniva proprio la dea Atena col suo voto, sempre favorevole all'imputato, quindi per l'innocenza. Questo si chiamava proprio Psephos Athenas, ovvero il voto di Atena, che poi è diventato il brocardo latino del diritto romano, in dubio pro reo, che noi abbiamo voluto trasformare in assenza di diritti, giudizio pro reo. Comunque il vero sondaggio è il seguente. Chi sa la risposta? 65 posi, 4 in carcere. Grazie. Comunque Atena mi ha salvato. E io farò la stessa cosa con chi è discriminato e rifiutato. Mille occhi io vedo un sole, puro presente passato la storia, virus, una strega, la terra di speranza, e porto giustizia ai sogni infanti. Tu non eri nessuno, Mario, eri solo un bambino abbandonato dalla società, ma ora esisti, Penelope. Ulisse, ve lo affido. Ce ne occuperemo come fosse nostro figlio. Tu, Astrea, vedi quello che noi non vediamo. Quello che noi non vediamo. Con mille occhi io vedo ogni cosa. Oro presente e passato la storia. Io sono Astrea. Porto giustizia ai sogni di Thank you.
visto convergere i grandi valori etici, i grandi principi, questo slancio verso la libertà della conoscenza che viene offerta attraverso un teatro che è scientifico, ma poi è un teatro assolutamente quotidiano. E quindi il mio ringraziamento va certamente un po' a quella dea che è appunto Augusta, che ci ha appunto ispirati anche me, e va a Giuseppina Cipletti, che con una creatività straordinaria è riuscita, la vera poeta, no? La poeta è colui che crea, no? E io sono stato coinvolto, e quindi come punto cardinale centrale stagionò la mia parte. Il 1 ottobre 2019 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, della nostra regione, la mozione che ho portato ispirata da Augusta e da Giuseppina. In un testo ridotto che mantiene l'impegno della Giunta a dare evidenza a quella circolare interpretativa di cui avete sentito parlare, che contraddice la legge invitando i sindaci a non richiedere ai migranti irregolari il permesso di soggiorno per registrare la nascita dei figli nati sul nostro territorio. Ciò è estremamente importante, ma deve essere reso noto e pubblicizzato, soprattutto perché purtroppo non è ancora legge, ma soltanto un misero ma energico sollecito a tutti i sindaci. Grazie. Si fa del loro spettacolo l'ossessione per i diritti del minore. Quando nasce un bambino, lo accogliamo come essere unico, soggetto e non conosce. Gli appartengono i nostri stessi diritti, ma non può identificarli. Abbiamo cura che vi siano riconosciuti registrando nella nascita ogni nascita, senza eccezione. Il certificato di nascita attesta la nascita di una persona e ne specifica le informazioni relative, nome, cognome, data e comune di nascita. Apeste fame et bello, libera nos domine. Così recitava una vecchia sequenza liturgica. Permettetemi una traduzione infedele per una delle tre voci. Dal coronavirus, dalla fame e dalla guerra, liberaci. No, non mi sento di richiamare l'antica domanda di miracolo, perché i tempi dell'oggi ci riportano alla responsabilità di ognuno e di tutti. Lo sappiamo, ma abbiamo conosciuto un altro virus, più devastante di quello per cui ci siamo lavati le mani e indossiamo le mascherine. È il virus dell'odio e dell'indifferenza. Odio e indifferenza che quella che avete chiamato legge infame ci invita a scaricare su chi non ha voce. Oggi ci avete col vostro spettacolo richiamato alla necessità di assicurare ad ogni nato in Italia, e ripeto, ogni nato in Italia, il diritto ad avere un nome riconosciuto, un nome che assicura ad ognuno il diritto di avere diritti, il diritto di avere diritti. Gracias.
prossimo PC punto cardinale. Il giurista Pietro Ichino ha affermato che la legge 94 del 2009 è un mostro giuridico. Liliana Segre, al Parlamento europeo, nella giornata della memoria ha affermato che non si debba mai disgiungere la lotta all'antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e dal pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose. Ha ricordato inoltre la poesia della farfalla gialla che vola sopra i fili spinati di Pavel Friedman. L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca, così gialla, l'ultima, volava in alto leggera, alleggiava sicura, per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà già la mia settima settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui, e qui mi chiamano i fiori di ruta e il bianco candeliere di castagno nel cortile. Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Due strasi della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Al riguardo è stato esplicitamente chiarito che, per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita, non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. Sulla corretta applicazione della direttiva appena enunciata esercitano i loro poteri di vigilanza i prefetti. Bene, allora adesso chiedo, fate per favore un applauso al nostro tecnico. Thank you.
Grazie.
Grazie a tutti, soprattutto al pubblico e a tutto l'elenco buonissimo che c'è nella Valentina. Un grazie anche agli imprevisti che hanno reso questo spettacolo diverso da come mai.